Ma la notizia di oggi è che Berlusconi ha detto la sua sui talk televisivi, ha detto che ha preso delle posizioni che tutti i telegiornali hanno trasmesso, dice che i suoi ministri è meglio che non partecipino a certe trasmissioni televisive. Cosa è successo? Immediatamente tutti i giornali italiani mi hanno chiamato. Dice, ma con chi ce l'ha Berlusconi? Ce l'aveva con te? Non credo che in questo clima che si è instaurato in queste trasmissioni dove i conduttori evidentemente non riescono a reggere la situazione, con questi signori che raccontano delle cose che sono il contrario del vero, ecco, io non credo che a noi convenga, proprio per una corretta informazione del pubblico, di partecipare. Però chiedo scusa, Flash, se un insegnante è cretino, ce lo dobbiamo tenere fino alla pensione o c'è la possibilità di dargli un calcio in culo? Magari se ci esprimiamo con altri termini. Questo è l'effetto Brunetta. Da quando è arrivato lei stanno tutti meglio. Sì, è un miracolo. Sono diventato un taumaturgo, sono diventato San Brunetta. Gli ho dato, gli ho accarezzato la mano, anche il viso, gli ho fatto sentire la solidarietà e la presenza dei cittadini italiani. La moglie mi ha chiesto di poter essere rassicurata nei giorni a seguire sulla possibilità loro di poter liberamente circolare, poter liberamente andare a lavorare. Ho detto loro che il nostro non è un paese razzista. Ne abbiamo proprio l'altro giorno parlato, riferendoci ad Antonio Di Pietro che insulta, urla, si gonfia, diventa paonazzo, e giù insulti, e giù delle fantasticherie contro naturalmente la maggioranza, non parliamo poi quando si riferisce a Berlusconi. Mi sono chiesto, ci siamo chiesti, opportunamente anche il Presidente ovviamente già prima della... già da sempre, credo, seguendo alcune trasmissioni televisive, ha pensato, ma che ci andiamo a fare? Cioè, perché esponenti del Partito della Libertà ed esponenti di governo devono andare lì a sentire la banda, si chiama la Bindi, Di Pietro e compagnia Briscola.